Parliamo del tesserino elettronico di Irak. Ci serve per entrare. È un tag RFID. Possiamo clonarlo, ma devi avvicinarti molto. Bedbug dice che Irak è un asta. Proverò. L'asta, sì. Ti ricordi della valigetta di Irak? Come scordarla? L'ha usata per fare salvare. Esatto. Ha detto che conteneva la lista degli invitati. Beh, ringraziami pure perché ho deciso di tracciarla. Fammi controllare. Ottima pensata. Se prendiamo la valigetta, puoi cercarmi un nome sull'elenco? Uno che possa usare. È quello che volevo fare. Ti mando le coordinate della valigetta. Devo fare attenzione. Se lo conosco bene, Damien mi sta manipolando. I suoi piani sono altri. Ok, mi serve quella valigetta. Il capo vuole che mi spieghi quanto è importante. Trasportate la valigetta con nomi e... Trasportate il futuro della nostra impresa. Investigazioni, discrezioni, tendenze. Tutto ciò che garantisce verso la fedeltà degli ospiti, chiaro? Quindi fate finta che sia piena di lingotti d'oro del cazzo, capito? Più del 70%, svendita totale. L'economia va male, tu ci guadagni. Riesci a vederla? Sì, si muove. Aspetta. Non ci credo. Che? Gli uomini di Quinn stanno facendo un numero vecchia scuola. Scambio di valigette, ma dai. Funziona davvero? Non l'ho mai visto prima d'ora. Che vogliono fare? Ingannare il CTOS? Chiunque guardi un monitor vedrà ogni scambio. Confondono il software di rilevamento. Interessante. Sì, so cosa stai pensando. Che voglio venderti di... Ma non è così. Prendine un po', vedrai. Che c'è qui vicino? Secondo me sarà un viaggio breve. Faranno subito un altro scambio. Ok. No. Aspetta, c'è un porticciolo. Completo da Lucky Queen nel 1967. È quello sicuro. Pare sia chiuso al pubblico dagli anni 80. Thank you.
Mando la lista degli invitati. Ovunque sia l'asta, il club non correrà rischi. La sicurezza sarà tanta. Ok, cerchiamo un'identità che puoi usare. Uno sconosciuto. Qualcuno di un altro paese che non possano riconoscere. Ok. Ok, questo qui. Senti, puoi diventare un signor Pang? Direi di no. Nessun europeo. Nicholas Crispin, 32 anni. Americano espatriato. Non tornava da 12 anni. È perfetto. Oddio, ci sono scritti i suoi gusti. È uno malato. È ricco da fare schifo. Mancherà a qualcuno? In che senso? Clara, se gli rubo l'identità non posso permettere che mi bruci la copertura. Non può sopravvivere. Ah, no, non credo. Mia sorella è sparita, Clara. Quindi farò tutto il necessario. Senti, se per te è troppo puoi tirarti indietro. Lo capirei. No, va bene. A nessuno mancherà quel porco. È quello giusto. Deve ritirare la sua auto a un concessionario. Ottimo. Lo raggiungo lì. Salve, sono Aiden, lo zio di Jax. Volevo solo sapere se va tutto bene. Prima voglio sapere come sta Nikki. Non ho sue notizie da un po'. Sta sistemando alcune cose. Le serve solo un po' di tempo. A Jackson manca da morire. Almeno potrebbe telefonargli. È sempre agitato. E qui non è felice. Capisco. Riferirò. Se ha dei problemi con Jax, di qualsiasi tipo, se sparisce, oppure... Insomma, mi chiami subito. Lo farò. Lei si prenda cura di sua sorella. Sì. Ci conti. Merda. Mi scordo sempre che Clara non è abituata. Se non sto attento, la spaventerò. Crispin è il mio biglietto per l'asta. È l'unica occasione per avvicinarmi a Irak. Deve sparire. Certo che i blackout sono proprio troppi. Lì possono vedermi. Meglio fare piano. Che la sua visita a Chicago sia memorabile. Falle fusa, vero? Esotica e veloce. E il signor Quinn non sapeva di quale colore, così può prendere quella che vuole. Agenda sul cellulare. Non deve sfuggirmi. Thank you.
non è posto per te, vai via. Ah! È ferito, dobbiamo farlo. Forza, esci fuori! Serve gente qui, 3-4! Penso io! Porca troia, ma che è stato? Stesse andando a prendere un certo tempo. Club ha chiamato Infinite Night. Infinite Night. Non ha registrato. Vedo che è menzionato in alcune discussioni. Ah, è un club per gentiluomini feticisti. Clandestino, ovviamente. Vedi, Poppy Special, madonna. Combacia con il profilo di Trinity. Dubito che Poppy sarebbe sopravvissuto all'incontro. Credo che la risposta la conosciamo entrambi. Ora vado a dire. L'invito di questo. Tutto in Gingling per il gran ballo. Rimani lucido e parla il meno possibile. Se Crispin è pazzo come dicono, attirerò l'attenzione di tutti. Trova l'invito per l'asta e vattene. Il Poppy Special. Bene, signor Crispin. Un piatto preparato appositamente per lei. Custodiamo noi le armi. Signor Crispin, per di qua, prego. E le guardie assegnate a lei, signore? Erano lente. Signor Quinn vuole assicurarsi che lei sia a suo agio, per questo le invia un dono speciale. Spera che lo troverà di suo gusto. Tu sei il mio dono speciale, vero? Come ti chiami? Poppy? So chi sei. Cosa fai alle donne? No, no, non è... È tutto ok. L'ho finito. Signor...
Signor Crispin, è tutto a posto? Interrompimi ancora e sei il prossimo. Non voglio farti del male. Vieni, vieni con me. Posso aiutarti? No. Mi troveranno. Dicevano che eri un mostro. Non sei Crispin, vero? Mi chiamo Pierce. La pistola. Speriamo di rivederla presto. Oh sì, io ho visto un incidente. Il tipo non si è fermato. Fammi un favore. Devo portare Poppy fuori da qui. Chiama l'Infinite Link, tu di che sei l'assistente di Crispin. E digli che insisto perché mi consegnino Poppy all'estero. Sì, ok. Ci sarà. Penso io. Forse Crispin doveva morire, così possiamo salvare la ragazza. Ha senso, no? Non so se le cose siano davvero collegate, ma dobbiamo